Mercato complesso quello del Pescara, grande fatica a concretizzare le uscite e questo rallenta la possibilità di fare innesti. Quel che è certo è che Guido Marilungo, Cristian Galano e Giuseppe Rizzo continuano ad allenarsi a parte, non in gruppo, tutti in attesa della chiamata giusta. La sensazione però è che Galano possa uscire solo con un importante intervento del Pescara a livello di incentivo. Anche in Serie B è difficile trovare in piena pandemia un club disposto a garantire l'attuale ingaggio al Robben delle Puglie, che ha 30 anni e per il rendimento messo in campo nelle ultime due stagioni ha perso lo status di giocatore titolare e di impatto nella serie cadetta. A vuoto al momento i tentativi di club interessati quali Ternana ed Ascoli. A maggior ragione anche in Serie C è difficile trovare società che possano sostenere un certo tipo di contratto, anche se almeno nella terza serie un Galano motivato e al centro del progetto può fare la differenza. In sostanza, se le pretese non si abbassano, non è da scartare l'ipotesi che l'esterno foggiano possa restare fino a giugno a libro paga del Delfino. Si allungano i tempi per Mirko Valdifiori. Sui social il centrocampista romagnolo ha fatto intendere che i tempi della sua quarantena si allungano. Il giocatore è ancora nella sua Ravenna e questo rallenta la pianificazione del suo futuro, poiché Valdifiori solo quando rientrerà a Pescara si siederà a tavolino con la dirigenza per discutere del futuro. Palermo e Siena sono le società che si sono mosse e soprattutto i toscani potrebbero affondare qualora si creino le giuste condizioni. Circa le altre potenziali uscite, Bocic, Frascatore, Nzita continuano ad allenarsi pienamente in gruppo, anche Michael De Marchi, che ha degli estimatori ma che dovrebbe restare in riva all'Adriatico. In attacco il Pescara, quando ci sarà spazio salariare, vorrebbe fare un esterno, si torna a parlare di Borello del Crotone, ma una eventuale uscita di De Marchi renderebbe necessario innestare una punta alternativa a Ferrari. C'è Jacopo Cernigoi in uscita dal Seregno, a meno che nell'ottica della linea verde non si punti forte su Vladislav Blanuta. Non sono da escludere operazioni futuribili coi vari Veroli e Delle Monache finiti nei radar di Parma e Sampdoria. Intanto la squadra continua a lavorare. Ieri seduta differenziata per Ferrari e Memushai. Continua a fare parte del gruppo il centrocampista spagnolo in prova Aran Lescano, classe 2003, in gol nel galoppo col Pineto e che sta destando una discreta impressione. Nelle sedute Auteri continua a provare Derisio in coppia con Diambo. Con la squalifica di Pompetti potrebbe essere questa la coppia di mediani per la gara col Montevarchi.